Ma come? Ciao, sono Ivan di Clinica del Cammino Progetto Fuoco. Nel video di oggi andiamo a restaurare l'interno di una Jotul di circa 40 anni. Andremo a sostituire tutte le ghise. Questa stufa è iconica, ce ne sono in giro tantissime, ma smaltate come questa molto poche. Ci vediamo in cantiere. Ciao! Ferma, ferma, ferma. Informazioni di servizio. Con un gruppo di colleghi sparsi per lo stivale abbiamo creato un gruppo su Facebook che si chiama Stufe Caminetti, Canne Fumare, Consigli dello Spazzacamino. Iscrivetevi a questo gruppo, potrete farci qualsiasi tipo di domande inerente al mondo della biomassa, quindi se volete informazioni su qualche prodotto in particolare, qualche camino, qualche stufa, se volete consigli tecnici, scriveteci pure. Tutte le domande verranno prese in visione da tecnici qualificati del settore. Tutte le risposte verranno moderate dagli amministratori. E verranno rimosse tutte quelle risposte fuorvianti, scorrette o anche pericolose che si possono trovare su altri gruppi senza fare nomi. Quindi verranno cancellate e rimosse. Per qualsiasi informazione, come vi dicevo, scriveteci pure sul gruppo e proseguiamo con la visione. Bisogna usarla come se fosse tutto a posto, quindi non ci si deve risparmiare. Allora adesso ti faccio vedere come faccio io a accendermi la mia stufa. Molto bene. Là. Chiuda, chiuda. Dura. Adesso gli ho detto che c'era da trebolare un po'. Magna sempre, nemica che la fa finta. Tre pezzi di legna. Beh, come l'ho caricato adesso, in 2 ore neanche va. Quelle nuove lei fa una carica va avanti 5 ore. Ma
questo meno 2 ore, anche di meno, dopo ce ne rimetto due. Dopo circa 2 ore e mezza, utilizzando martello, scalpello e qualsiasi altra leva che avessi nella cassetta dei ferri, sono riuscito a rimuovere tutte le parti interne della stufa e in pochi attimi sono riuscito a rimontare quelle nuove. Le stufe in ghisa, i camini in ghisa, hanno questo difetto, che quando la ghisa si deforma, tende ad dilatarsi, ad allargarsi, quindi sarà difficilissimo rimuoverla. Bisogna quindi diciamo essere molto svelti nel capire nel momento in cui sarà necessario andare a fare la sostituzione. E sicuramente non si rischierà di danneggiare la stufa, cosa che fortunatamente non è successa ma era molto probabile, e si riuscirà a rimettere i pezzi nuovi senza diventare matti. Spero questo video ti sia piaciuto e un like al prossimo video. Ciao.